senti un soffio sopra la pelle, spazzare via le nuvole dal cielo, che adesso è pieno di stelle. Vivere spiegando le vele, con questa voglia di libertà che ci fa stare insieme. Hollywood sarà il nome di ogni tua emozione, quando l'estate esplode e il mondo ti sorride. Hollywood sarà il tempo del tuo divertimento, tra spiaggia, mare e sole, la nostra ti sfiora, mentre intorno è già tutto magia, un giorno sembra un'ora. Hollywood sarà il nome di ogni tua emozione, quando l'estate esplode e il mondo ti sorride. Penso che è una persona molto bella, una persona molto simpatica. Una persona. Passiamo ai difetti. Ok. Una lista molto lunga per i difetti, devo dire, molto lunga. Però nonostante ciò le auguro tutto il bene di questo mondo perché se lo merita. Tanti auguri Checca! Buonasera, siamo di nuovo qui al compleanno di Checca! Cosa Checca è proprio bellissima! È molto simpatica e unica nel suo genere. Ed è troppo fissata col neomelodico. È troppo fissata. E non si porta più, è passato di moda. Dobbiamo far cambiare questa cosa. Un suo pregio, simpatica. Un suo difetto, è troppo alta. Sì, e quindi un suo pregio è che fa ridere sempre qualsiasi cosa faccia. E un suo difetto è che non sa nascondere niente. Un attimo, si aggiunge un'altra amica, Maria Rosaria. Non sono un'amica, precisiamo questa cosa. Sono una semplice compagna di classe. Allora vorrei dire, voglio ringraziare Polverino per essere più alta di me, perché dalla prima volta quando in tutta la mia vita scolastica c'è qualcuno che si mette dietro di me nelle foto, e questa cosa mi rende molto felice. E sì, è un pregio. E poi voglio ringraziare Francesca, perché grazie alla sua altezza io trovo sempre la classe, non importa dove sia, basta vedere Francesca. Io gli voglio bene, scusa. Cosa pensate di Francesca? Allora, che è una bellissima ragazza, però un difetto molto grande, che è molto ansiosa. Per me invece ovviamente è un'amica, perché la ragazza di mio cugino è una persona molto disponibile e gentile. Un suo pregio? Che è troppo precisa. Io credo che sia invece troppo disponibile verso gli altri. Però è un pregio, no? Difetto. Un pregio che... Ah.
fate un augurio a Francesca. Beh, gli auguro il miglior 18 anni, diciamo, la migliore festa che possa fare durante la sua vita. Amore, ti faccio tanti auguri, che sia uno dei migliori. I pregi di Francesca non sono pochi, sono abbastanza. Solo che li tiene molto nascosti e li fa vedere solo in alcune occasioni, come per esempio stasera. Io apprezzo molto Francesca perché ha un cuore grande e l'unica cosa che ha è che chiude tutto dentro di sé. Non fa pesare molto se ha qualcosa che la turba. I difetti tanti. Quello soprattutto di stare perennemente a letto. Vabbè, questa è una cosa che combattiamo tutti i giorni, su questo difetto qua. Però in fondo non è, anzi, sono fiero di com'è, non posso lamentarmi. È orgoglioso di averla come una figlia come lei. Tantissimi auguri, Becca! Sarà l'oasi in mezzo al Sahara, sarà pioggia e nubi dal mar, sarà un corso d'acqua in salita. Samba, coi tuoi occhi. Samba, labbra nella carne, fiori nella sabbia, santa, nei tuoi occhi santa, nei tuoi tocchi salto, danzo, salta, mamma, liberata dal karma, calypso fai l'alta marea. Ciò che c'è di più bello al mondo, che tu possa mostrare, non cambiare, perché tu già adesso sei meravigliosa e per questo ti meriti davvero il meglio che c'è. Tanti auguri dai nonni. E non ti avrei fatto nulla, sono tre mesi che sto fingendo questa situazione per fare in modo di mascherare. Io quello che vorrei scriverti stasera, ho cercato di mettere lo scritto sulle magliette, cercare di abbassare l'età, ma di dire comunque, come ti disse anche 5 anni fa, ma soprattutto 25 anni fa, ti vorrei dire. Facciamo ancora un forte applauso a questa splendida coppia!
Buonasera, ci troviamo qui Tenuta Recalli, stiamo festeggiando il compleanno a tema 40 più 10 della nostra Michela. Ma abbiamo qui chi? Chi è che abbiamo qui? Filippo. Carlo. Voi siete? I figli. I figli della nostra Michela. Vi va di fare un bel augurio alla vostra mamma che questa sera festeggia, diciamolo, 50 anni. Meglio 25 per 2, questo è il mio augurio. Il che fa 25 per 2. Io volevo augurarle i miei auguri dicendole che comunque oggi ha un po' rotto le cosiddette, perché ha voluto in tutti i modi non far fare questa sorpresa, perché io dicevo andiamo di là, andiamo di qua, e invece lei diceva no, restiamo a casa. Quindi auguri, anche se hai voluto evitare questa, un po' questa sorpresa. Ho messo le strette, effettivamente. Abbiamo fatto questo augurio così simpatico, ma vi va di dire entrambi qualcosa che vi viene dal cuore? Quello che mi viene dal cuore è che quando la vedo mi somiglia tantissimo, mi ci rivedo tantissimo in molti atteggiamenti, in modo di fare, per me è il mio secondo punto di riferimento, non secondo per importanza, ma insieme a mio padre ovviamente. Beh, comunque riuscire a spiegare quello che si prova per una madre è difficile così a parole. L'unica cosa che posso dire è che quello che lei vuole a me non si può paragonare a quello che io voglio a lei. Wow, siamo rimasti a bocca aperta dai loro auguri veramente di cuore. Grazie mille ragazzi, la vostra mamma, la nostra Michela, sarà sicuramente fiera di voi. Amici di Hollywood, oggi ci troviamo al Pietra Bianca Resort qui a Pomigliano, una bellissima location per celebrare la prima comunione del nostro Ettore. Ragazzi, facciamo un saluto a Hollywood! Ciao Hollywood! La mia ex mi scrive, mi dice che le manco da morire. Quando stavamo insieme non faceva che dire, questa relazione ormai è arrivata alla fine. Ok, non me ne rendo conto. Ok, ok, so che ho la faccia da stronzo. Non è facile essere famoso, perché quando ce la fai li hai tutti contro. Stesso lifestyle, ora che tutta sta gente guarda, ora che tutta sta gente invidia. E quando il culo brucia spesso la bocca sparla. Aia. Che oggi sono Welcome to the remix di One Insuperable. Let's go. La mano arriva, sin una sola. Dame mia vuelta, danza con duro. No te canse ahora, esto solo empieza. Mueve la cabeza.
più ricco di Pomigliano e Cicciano e Camposano. E allora, signori, l'uno per il festeggiato, 3, 2, 1, applausi! Benvenuto tu, la mattina in scala, il tuo nome come ti ho conosciuta, cazzo. Capelli chiari, Levi's neri, con le sneakers verdi come i tuoi occhi ieri. Ok, vabbè, dai, ognuno ha le sue luci. Your word is mine, won't you hear you right? Just show your face, broad daylight. And you, on how I feel, gonna catch your mind. Don't you dare jump on, jump on, get on me. Ed eccoci qui ragazzi, oggi vi ho portato all'HB a Nola per festeggiare i 18 anni non di una persona, ma bensì di due persone, perché stiamo per andare a festeggiare i 18 anni di Emanuela e Liliana. Quindi ragazzi, venite assieme a noi e alle nostre telecamere. Oh,
Allora ragazzi, mi dovete descrivere le festeggiate con un aggettivo che inizia con la C. Loro sono? Carismatiche. Carine, non so sapere che dire. Quatte. Ah. Cara. Ecca. Eliminata, via, via. Cucciole. Sono cucciole. Carine. Già è stato detto. Fuori. Boh. Boh. 5. Via, fuori. Carine. Carine, lei ha ripetuto per essere eliminata proprio, capito? Allora, siamo qui con Alessia e Erika. Erika, tu sei? Sì, cosa? Tu sei? Bella? Che, se non ho capito. No, Erika, tu sei per le festeggiate, sei? La migliore amica di Emanuela. Ed era facile. Quindi, visto che sei la migliore, invece tu sei? La migliore amica di Liliana. Lei era più preparata, però. Quindi, allora, ci dici un pregio e un difetto di Emanuela. Allora, simpatica. Che male. Rompi palle. Sempre pregio, un difetto. Sì, che non pregio. Pregio e difetto di Liliana. Pregio è intelligente. Difetto che si addormenta quando mangia. Ragazzi, io vorrei avere la vostra vitalità, veramente sprizzate gioia da tutti i pori. Allora, voglio fare una cosa particolare con voi. Facciamo un augurio a entrambe le festeggiate, ma lo facciamo cantato. Ci siete? Vai! Tanti auguri a te, tanti auguri a Emanuele e Liliana, tanti auguri a voi. Ragazzi, prendetele da qualche parte, fare qualche talent, prendetevele, nel senso proprio prendetevele. Eccoci qui, siamo con la mamma delle festeggiate, mamma che le supporta e le sopporta da ben 18 anni. Allora, chi meglio di te, due insieme, quindi chi meglio di te le può conoscere. Allora, raccontaci il primo ricordo bello che ti viene in mente di entrambe. Quando hanno iniziato a camminare, perché uno andava a destra e l'altro a sinistra. Erano difficili da prendere. Vogliamo sapere un pregio di entrambe e un difetto di entrambe. Entrambe dolcissime, mature abbastanza, potrei dirne ancora. Eia, dillo un altro. Che altro? Giudiziose. Difetti? Beh, quelli delle ragazze della loro età, che devono correggere con gli anni. Io mi aspettavo non ce ne hanno. Non ce ne hanno. Non c'hanno difetti. No, e chi è che è perfetto? Nessuno è perfetto, io. Allora, tutti che sono correggibili, no? Tutti ce li hanno. Allora, facciamo un augurio speciale ad entrambe, che solo una mamma può fare. Spero per loro che si realizzino presto, sia individualmente, principalmente individualmente, e dopo magari in amore. Prima la vita, poi dopo. Prima il dovere. Ma più che dovere è proprio una realizzazione personale. Giusto. E poi dopo magari tutto il resto è presso. Perfetto. Ho fatto cose che non rifarei. Pomeriggi spesi a leggere inutili riviste, con un vuoto nello stomaco. E allora ragazzi, eccoci qui perché siamo con le protagoniste della serata, con le stelle della serata, le nostre due festeggiate. Quindi abbiamo Emanuela, non lo sapevo, indovinato, e Liliana. Qua era più facile. Allora ragazze, mi dicevano che siete gemelle. Vogliamo sapere chi è nata prima? Un minuto prima io. Sicuro? No. La diamo per buona. Chi è che si mette delle due più nei guai? Lei. Quante volte l'hai dovuta coprire? Parecchie. Raccontacene una. Quale? Quale? Suggeriscimi. È bellissimo perché c'è complicità, capito? Suggeriscimi, è bellissimo. Liliana, tu sei quella che mi copri. Tu sei...
gli faccio le interrogazioni di matematica al posto suo. Quindi quindi vai bene in matematica. Liliana non è delle migliori in matematica, ma quel 6 ce lo fa prendere. 7 mi ha fatto prendere. È buono. Grazie a lei. Per quanto riguarda invece, ormai avete fatto 18 anni, come vi sentite? Un po' apatica. Tranquilla, aspettavo di peggio. E ve ne intendete di macchine? No. Più o meno, no. Però volete prendere la patente? Sì, subito. Allora, vediamo un po' come ve la cavate. Allora, quanti sono i pedali di una macchina? 3, 2, 1, 10. Avevi risposto bene alla prima. 3. Quanti sono i pedali di una macchina? 3. Ok, quello a destra si chiama? Vado. Complicità. Bene, il terzo pedalo... pedale è lo sterzo, mentre quella al centro l'acceleratore. Va bene, l'acceleratore, e quella a sinistra la fermata, cioè... è la fermata. Quindi mamma, per favore, non fargli prendere la patente, non sono ancora pronte, non se la sentono. Emanuela e Liliana. Eccoci qui ragazzi, siamo questa volta invece con la nonna delle festeggiate, che si chiama? Emanuela e Liliana. E quelle sono le festeggiate. Certo. E invece tu ti chiami? Nonna Giovanna. Com'è bello, nonna Giovanna. Allora, nonna Giovanna, visto che tu sei la nonna di queste due splendide ragazze, raccontaci un po', chi è la tua preferita? Sono tutti quanti. Adesso che hanno fatto 18 anni, sono le più belle dei 18 anni che hanno festeggiato. Che hai visto? Sì. E in quanti 18 anni sei stata? Due o tre. Ah, boh. Quindi se la giocano con pochi. Sì. Faccio un grandissimo augurio alle mie nipote, Liliana e Emanuela, con tanto amore e tanto affetto. Grazie! E fai un saluto alla telecamera. Ciao! Hollywood.